Buonasera a tutti, noi siamo il Coro Ana di Vergato, è un piacere per noi essere qui questa sera e tenere così, partecipare alla prima edizione di questo nuovo festival che gli auguriamo lunga vita. E abbiamo iniziato la nostra scaletta con un brano che non aveva bisogno di alcuna presentazione, sul cappello ormai quasi l'inno degli alpini. Proseguiamo con una serie di canti alpini non solo perché provengono alcuni dalle Alpi, ma non solo, ma proprio perché fanno parte del repertorio militare che questo particolare corpo militare ha dalla sua nascita fatto, cioè sempre quello di aver cantato anche, e in qualche modo il corpo militare è un po' speciale, oltre che combattere oggi, che ovviamente la leva non c'è più e le guerre speriamo che non ci siano, e sono attivissimi per la pace e quindi per tutte le cose che riguardano la protezione civile, e quando c'è bisogno di aiuto il Corpo degli Alpini è sempre presente. E questa loro particolarità si riflette anche nel canto, poi dopo parleremo ancora più nel dettaglio della cosa. Continuiamo con El Barcarò del Brenta, è un canto trentino, Trentino-Veneto, che parla appunto di una barca che deve attraversare un fiume che serviva, come vi sentite nelle varie strofe, sono canti strofici e raccontano una storia, e il Coro Ana di Vergato da qualche mese a questa parte è diretto anche da Federico Fabbri, un giovane direttore di coro che si sta studiando e si sta formando e ha bisogno di ovviamente magari un pianista a casa sua con il pianoforte e a finire. Il direttore di coro ha bisogno di uno strumento per potersi formare, quindi lui sta studiando il conservatorio, i vari corsi, e siamo venuti in contatto, è diventato un amico e gli ho chiesto di venirmi a dare una mano, perché a volte io non ci sono, ma anche perché lui magari così può fare esperienza. Quindi, diretto da Federico Fabbri, è il Barcarò del Brenta.